sicuramente una puntata dove ci soffermeremo a lungo a parlare di Covid e per fare questo sentiremo chi lavora sul campo. Allora io vorrei subito collegarmi con l'ospite di questa sera, ci colleghiamo con l'azienda ospedaliera Università di Padova e vediamo il professor Roberto Vettor, direttore del Dipartimento di Medicina. Buonasera professore e grazie. Buonasera dottoressa, grazie a lei per l'invito. Allora, importantissimo per noi collegarci questa sera perché chiaramente lei e insomma, tutto il personale sanitario siete impiegati sul campo e quindi io voglio proprio far capire alle persone come si sta vivendo all'interno degli ospedali in questo momento. Com'è la situazione a Padova? Beh, la situazione a Padova, beh, la vedete sui giornali, ma fondamentalmente quello che voglio dire è che le curve di, diciamo, sia per quanto riguarda la mortalità, sia per quanto riguarda, diciamo, i ricoveri in unità di terapia intensiva stanno aumentando. Questo non è un buon segnale ed è verosimile dalle curve che noi abbiamo, dagli studi che abbiamo fatto dal punto di vista della prospettiva di crescita, che ci possa essere una crescita anche nei prossimi giorni. Questo è un problema che deve essere posto naturalmente a livello dell'organizzazione dell'azienda, a livello dell'ospedale, sia a livello dell'organizzazione, diciamo, assistenziale sanitaria del nostro territorio, della nostra regione, perché è chiaro che ci sarà il problema di una tenuta di quello che è il sistema sanitario a supporto dell'emergenza Covid, ma soprattutto della tenuta del personale che in questo momento sta lavorando all'interno dei reparti dedicati alla cura dei pazienti con Covid-19. Certo, Questo è sicuramente un elemento anche di con estrema una grande. importanza e io devo dire anche di estrema urgenza. Ecco, sicuramente con una grande apprensione. Senta, abbiamo visto che sono stati aumentati i posti in terapia intensiva, ma vediamo che che vengono occupati continuamente. Abbiamo sentito dire che le terapie intensive a Padova sono esaurite, è vero? No, le terapie intensive non sono esaurite da un punto di vista delle terapie intensive, sono esaurite quelle che stiamo aprendo settimana dopo settimana. Devo dire che questa settimana abbiamo aperto una nuova terapia intensiva e questa terapia intensiva si è riempita di fatto in 24 ore. Questo significa che stiamo rincorrendo un fenomeno e stiamo cercando in qualche maniera, e il fenomeno ci sta sovrastando. Notare bene che a Padova sono state aperte delle terapie, dei reparti dedicati ad una terapia semintensiva che dovrebbe in qualche maniera alleggerire l'impatto sulle terapie intensive, ma nonostante questo, l'impatto più forte da un punto di vista, diciamo, di quello che è l'impegno assistenziale la stanno subendo fondamentalmente gli intensivisti, oltre ai reparti, diciamo, di malattie infettive, oltre ai reparti, gli altri reparti, le altre cliniche mediche, perché parliamoci in maniera molto aperta. Qui le cliniche mediche, anche orientate in senso specialistico, le cliniche mediche che si occupano di trombosi ed emostasi, le cliniche mediche che orientate in senso endocrino metabolico e da rischio cardiovascolare, sono state trasformate in medicine, diciamo che si dedicano ai pazienti affetti da patologia data da infezione da SARS-CoV-2. Senta, Quindi professore, mi scusi, devo io dire ho. che è un impegno particolarmente rilevante. Ecco, io ho la sensazione che fuori dall'ospedale ci siano tante, troppe persone che ancora non hanno capito la gravità della situazione che ci sta circondando, anche se ovviamente poi di fronte a così tanti pazienti ci sono migliaia e migliaia di famiglie che sono coinvolte, però tanti ancora pensano a qualcosa di banale. Allora io vorrei fare che sia proprio lei che ogni giorno vede questi pazienti e li cura, far capire che cosa succede a chi arriva in ospedale ed è colpito dal virus. Beh, la cosa intanto che deve essere percepita e, diciamo, conosciuta è che quando il SARS-CoV-2, il virus, diciamo, colpisce in maniera importante soprattutto l'albero
respiratorio, i polmoni, è una malattia grave e spesso mortale. È chiaro che non ci si può in qualche maniera basare su quelle che possono essere le piccole alterazioni che può dare il virus quando colpisce per esempio giovani, i quali possono avere una sintomatologia febbrile, una sintomatologia simile influenzale, che con qualche giorno possono in qualche maniera rimettersi a una situazione di normalità. Ma parliamoci chiaro, se non vogliamo restare un paese senza nonni, perché sono le persone anziane che vengono colpite in maniera particolare, cerchiamo un attimo di contenere il contagio, cerchiamo un attimo di capire che dentro gli ospedali ci vanno le persone gravi, che se si aprono reparti per delle persone gravi, non semplicemente per persone che hanno la febbre, per persone che non riescono a respirare e non riescono a respirare neanche quando sono trattati con alti flussi di ossigeno, non riescono a respirare neanche quando sono messi in casco, che richiedono, che spesso devono andare in terapia intensiva ed essere intubate. La gravità di questa affezione è particolarmente importante e se non si riesce a capire qual è il significato di 60.000 morti circa in Italia, credo che si stia non solo banalizzando il problema, ma credo che ci sia anche una responsabilità che non è solamente una responsabilità per la non comprensione del fenomeno, ma anche per la non vicinanza a coloro i quali lavorano dentro gli ospedali, gli infermieri, gli operatori sociosanitari e quanti in qualche maniera hanno a che fare con la terapia di questa patologia. Certo, devo poi io vorrei ritornare anche... spritz e più attenzione a quelli che sono i gravi problemi che in questo momento qua affliggono la nostra popolazione, che affliggono il sistema sanitario nazionale, che affliggono gli ospedali. Senta, possiamo parlare anche delle conseguenze che provoca questo Covid-19, non solo polmonite, perché poi si evolve anche con altre patologie? Allora, come tutte le malattie virali, ma in particolare questa patologia, non colpisce solo i polmoni. Noi abbiamo casi di pazienti che rivelano un danno miocardico, un danno al cuore particolarmente importante, delle persone che sviluppano un'insufficienza renale, delle persone che in qualche maniera aumentano i livelli di transaminasi e quindi mostrando che esiste anche un danno epatico. Si sono studiate le alterazioni anche a livello del sistema nervoso centrale piuttosto che le alterazioni del sistema muscolare, con una debolezza che non è solo spiegata da una sindrome influenzale, ma verosimilmente è qualcosa di più di quelli che sono i sintomi di una sindrome influenzale. Quindi vuol dire che è una malattia multiorgano, sicuramente l'organo colpito maggiormente è il polmone, il sistema respiratorio è sicuramente l'organo principale, è l'organo che richiede la maggiore attenzione, ma anche altri distretti dell'organismo sono colpiti dal virus e che naturalmente nell'insieme determinano la gravità della malattia e l'evoluzione spesso infausta, laddove non vengono curate in maniera rapida, adeguata, con le strutture adeguate. Senta, ma chi è a casa e che magari ha contratto il virus, magari ha della febbre, insomma abbiamo visto che poi è nel corso dei giorni che le cose magari possono peggiorare. Possiamo dare dei consigli magari per tenere monitorato, per capire quali possono essere i segnali d'allarme che devono dire ok, ho bisogno dell'ospedale? Ma vede, al di là della febbre io penso che siano i sintomi respiratori e i sintomi respiratori naturalmente sono quelli che avvengono in qualsiasi pandemia influenzale, la tosse, ok? Quando si complica un'influenza di ogni anno, la tosse, il fatto di iniziare a non respirare bene, ad avere fatica respiratoria, io credo che questo, quella che noi chiamiamo dispnea, credo questi sono i sintomi di allarme.
Ecco, poi, abbiamo sentito dire che è importante tenere un saturimetro a casa. Assolutamente, stavo dicendo proprio questo, naturalmente su consiglio dei medici di medicina generale, e ormai tutti quanti sanno che quando una persona è positiva al Covid è meglio che si doti di un pulsossimetro o saturimetro, che dir si voglia, e quando la saturazione scende convenzionalmente, diciamo, al di sotto dei 92, è chiaro che questo è un segnale d'allarme che in qualche maniera deve essere tenuto in considerazione. Se insieme alla saturazione 92 abbiamo la tosse, abbiamo la dispnea, facciamo fatica a salire due gradini, credo che la cosa più importante da fare è quella di consultare, di recarsi al pronto soccorso o di consultare il medico di medicina generale per una valutazione. Ecco, ci sono molte persone che si sentono sicure perché dicono che non hanno patologie in atto, che sono giovani. Quanti giovani ci sono ricoverati, professore? Beh, questo è un discorso, diciamo, piuttosto delicato, ma diciamo proprio ieri si è ricoverato un paziente assolutamente in piena salute, di 60 anni, e secondo me un paziente di 60 anni è giovane, perché è chiaro che noi pensiamo giovani i 25enni, i 30enni, cioè quelli sono molto giovani, okay? Ma un paziente di 60 anni è giovane, un paziente di 55 anni è giovane, e un paziente di 55 anni o di 60 anni che evolve in maniera rapida e deve essere in qualche maniera questa notte trasferito in una terapia intensiva, quelli sono giovani che subiscono l'aggressione e che subiscono i danni, diciamo, del coronavirus. Quindi non banalizziamo, non esiste in teoria nessuna età che è risparmiata dall'aggressione e dall'evoluzione, diciamo, negativa del virus. È chiaro che prevalentemente è l'età sopra gli 80 anni quella dove si verificano il maggior numero di decessi. Questo è ormai un dato acclarato, però ricordiamoci, anche noi banalizziamo spesso questo elemento dicendo ma vengono colpiti solo gli anziani, solo quelli sopra gli 80 anni, però appunto prima dicevo avremo un paese tra un po' senza molti nonni, e i nonni sono una memoria storica. Possono avere un'aspettanza di vita che è ben oltre gli 80 anni oggi, e quindi privare, diciamo, il paese, privare queste persone di una aspettanza di vita perché in maniera non accorta un figlio o un nipote diciamo gli va a trovare a casa, magari lo stesso figlio e quello stesso nipote che in maniera leggera ha abbassato la guardia, nel senso che ha abbassato la mascherina e si è trovato in centro con amici, e dopodiché, diciamo, va a casa del genitore o va a casa del nonno trasferendo a lui l'infezione, devo dire che non è stato un bel regalo di Natale. Senta, ma adesso proprio in occasione del Natale, quando sicuramente, perché insomma quello che si percepisce, magari molte persone allenteranno un po' i loro comportamenti, magari proprio per andare a casa di familiari, zii o nonni, per fare magari gli auguri. In quel caso come ci si può proteggere? La mascherina aiuta oppure comunque è sempre un rischio? La mascherina è fondamentale. Quindi è chiaro che la mascherina di tutte e due le persone, sia di chi va a far visita sia del visitato, evidentemente deve portare una mascherina. Allora, con due mascherine forse, diciamo, c'è un abbattimento di quello che poi è la trasmissione virale, però quello che le voglio dire è il più bel regalo da fare a un nonno forse è quello che, se una persona ha avuto dei comportamenti a rischio da un punto di vista della trasmissione virale, nel senso che se è andato a farsi un giro in centro con amici, se è andato a casa di amici di cui non conosce evidentemente lo stato di salute, il più bel regalo da fare a un nonno è quello di salutarlo al telefono e non quello di andare a casa a vederlo, se uno non è sicuro di quello che ha, se non è sicuro del suo stato di negatività.
da un punto di vista, diciamo, della presenza del virus all'interno del suo corpo. Questo è il più bel regalo che oggi noi possiamo fare per Natale e ai nostri nonni e ai nostri genitori. E le dirò di più, è chiaro che se proprio questo deve essere, che sia fatto con le dovute cautele, che sia fatto con le mascherine, che sia fatto lavandosi le mani, che sia fatto tenendo il distanziamento, che sia fatto, diciamo, secondo le norme che vengono in qualche maniera dettate dal DPCM, dalle regole e dalle norme che anche la regione emana, diciamo, con i distanziamenti, con il numero di persone a tavola, con il numero delle persone a tavola non superi mai il numero che non consente un adeguato distanziamento, che non si utilizzino le stesse posate, che non si utilizzino le posate in portata, sto dicendo, che non si tocchino con le mani le stesse posate e così via. Sono piccoli accorgimenti, piatti separati, con portate separate, cioè tutto quello che può evitare una qualsiasi contaminazione. E quindi attenzione, attenzione, attenzione. Il virus è molto diffuso tra di noi, lo dimostra il numero di contagi, lo dimostra il numero degli ospedalizzati, lo dimostra il numero dei morti. Non è finita, sarà finita presto, continuerà per molto tempo. Io non so prevedere, secondo, diciamo, alcuni epidemiologi, verosimilmente ci si deve aspettare una terza ondata. Ecco, ma proprio questo io volevo chiederle, la terza ondata non è che la attendiamo perché sappiamo, sono già stati messi in previsione i comportamenti sbagliati durante le feste? Beh, allora, non sta a me naturalmente, perché io non sono decisore politico, ma devo dire, forse se il Veneto avesse avuto un po' un colore diverso dal giallo, forse, diciamo, non avremmo in questo momento qua un record dal punto di vista della crescita. Non sono io quello che naturalmente deve dare consigli in merito, ci sono i decisori politici che naturalmente hanno dei comitati tecnico-scientifici che vengono consigliati da questi. Io penso però che la situazione è, primo, che la seconda ondata non è finita, che la seconda ondata sta persistendo in maniera molto più virulenta e molto più importante di quanto si pensasse, e verosimilmente una terza ondata verosimilmente ci sarà, se naturalmente abbasseremo la guardia e non ci saranno delle precauzioni in termini di contenimento, di trasferimenti, di contatti e così via. Normalmente, storicamente, le grandi pandemie sono sempre, l'asiatica ha avuto grosso modo anche lei tre ondate. Molto ovviamente la storia ci dovrebbe fare imparare qualcosa, verosimilmente avremo una terza ondata anche con questa pandemia. Naturalmente non, io spero che almeno ci lasci un po' di spazio, perché devo dire che il tutto sta mettendo veramente a dura prova la tenuta del sistema sanitario regionale. E devo dire che ci troviamo nel Veneto, che è uno dei migliori sistemi sanitari del paese, con un'azienda ospedaliera che è una tra le migliori aziende ospedaliere del paese, con dei medici estremamente qualificati e così via. Quindi noi abbiamo un record da questo punto di vista, abbiamo un record organizzativo, siamo organizzati molto bene e nonostante questa organizzazione abbiamo questi risultati. Questi quindi certo. Attenzione, 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 perché ogni caduta, diciamo così, ogni previsione ottimistica potremmo pagarla molto cara. Certo, ma sono tanti i telespettatori che insomma in questi giorni si sono un po' contrariati e dicono che effettivamente il nostro colore probabilmente non rappresenta quello che sta accadendo. Non mi fermo, non voglio fare polemiche, non voglio far entrare il mondo della politica, parliamo solamente dell'aspetto sanitario, anche se questo ovviamente ha delle forti conseguenze su tutto quello che accade. Senta, il vostro lavoro, una grande organizzazione all'interno di questi reparti che sono diventati reparti specializzati, come vi difendete voi? Beh, la difesa, prima di tutto, io l'ho sempre detto, la prima cosa per, diciamo, curare gli altri è rimanere in salute.
Allora, rimanere in salute significa essere dotati di quelli che sono i sistemi di protezione individuale e diciamo i sistemi di protezione individuale non sono mai mancati dalle mascherine ai guanti alle tute integrali e così via. Diciamo, questo è un elemento che devo dire la nostra organizzazione, il nostro sistema sanitario regionale non ha mai fatto mancare. Questa è una cosa importante perché significa difendere gli operatori, difendere i medici, difendere gli infermieri, difendere gli operatori sanitari e naturalmente difendere anche i familiari quando un medico poi o un infermiere va a casa. Questa è una cosa estremamente importante e che speriamo possa essere mantenuta nel tempo e anche nei giorni futuri, anche perché devo dire se andasse avanti parecchio questa seconda ondata potrebbe essere messa a dura prova anche la tenuta della produzione e del rifornimento di questi dispositivi. Però vorrei tornare al discorso che si faceva prima, al di là del colore, anche lo stesso governatore Zaia ha più volte richiamato la responsabilità individuale. Io penso che oggi come oggi la cosa più importante, al di là dei colori che forse verosimilmente potremmo, e su questo accendere, come ho detto prima, un po' di polemica, ma devo dire diventerebbe polemica sterile, la cosa più importante è richiamare tutte le persone, tutti i cittadini ad un grande senso di responsabilità, un grande senso di responsabilità. Non è, è chiaro che tutti quanti noi pensiamo alle vacanze, quelle che magari non abbiamo avuto quest'estate per motivi diciamo di servizio o che abbiamo contratto in maniera importante e quelle che potevamo avere a Natale, però devo dire abbiamo una responsabilità nei confronti delle migliaia di morti e di vittime e abbiamo una responsabilità verso coloro i quali servono, e non sto facendo riferimento solo al sistema sanitario nazionale, sto facendo riferimento a tutti coloro che in questo momento qua lavorano e sono esposti, dalle commesse dei negozi alle forze di polizia, alle forze dell'ordine, ai volontari e così via. Senso di responsabilità, grande senso di responsabilità, non abbassiamo la guardia. Credo che questo sia il messaggio importante. Grande senso civico, grande senso di responsabilità. Ecco, noi ci appelliamo davvero a tutti i nostri telespettatori perché è fondamentale. Io dico sempre che la nostra vita non è mai stata così concatenata con quella degli altri, quindi ci vuole il massimo rispetto per noi stessi ma anche per tutte le altre persone che possiamo incontrare nella nostra strada. Professore, io questa mattina ho letto una notizia, non ricordo bene in quale città, di una donna che aveva vinto la battaglia con il Covid durante la prima fase di emergenza, era guarita, si è ammalata nuovamente e ha perso la battaglia morendo. Quindi comunque non c'è l'immunità una volta che si è ammalati? Su questo devo dire si discute moltissimo e non vi è una certezza. Più questi casi che lei riporta non sono più aneddotici, cioè singoli casi, ma stanno diventando dei casi che vengono riportati sempre di più, il fatto di perdere una certa, oppure non sempre si ha una crescita di anticorpi diciamo adeguati a proteggerci a lungo termine da una seconda infezione. Anche i suggerimenti che sono stati dati per quanto riguarda la campagna vaccinale, la futura campagna vaccinale, si dice ok, se tu hai avuto di recente il Covid potresti anche metterti in coda da un punto di vista del vaccino, però potrebbe essere che se sono trascorsi 6 mesi ti convenga fare un'altra vaccinazione, perché quantomeno ti servirà da una specie di richiamo, perché vuol dire che man mano con il tempo il titolo anticorpale presente all'interno del nostro corpo diciamo può scemare, può ridursi a tal punto da renderci suscettibili ad un'altra
infezione o una reinfezione. Normalmente la reinfezione è sempre di minor grado rispetto alla prima, tranne appunto delle eccezioni che possono naturalmente riguardare delle complicanze che magari non sono da Covid, magari una superinfezione da altri germi e così via, perché è chiaro anche e bisogna che sia detto che il Covid è la malattia da questo virus, rende deboli e rende critiche anche altre malattie che potrebbero mettere a repentaglio la vita della persona, ma che potrebbero benissimo essere controllate in assenza di situazioni critiche, e il Covid rappresenta una situazione critica che naturalmente scatena una cascata di eventi tale che poi conduce alla morte del paziente o a una grave malattia. Senta, qualcuno ci ha chiesto se è possibile e qual è l'esame da fare per capire se magari nei mesi passati ha contratto il Covid. È il dosaggio degli anticorpi, del titolo anticorpale. Naturalmente il titolo anticorpale divide, diciamo, degli anticorpi che si chiamano IgM e IgG. Le IgM sono più nella fase acuta, le IgG nella fase cronica. E dal rapporto tra IgM e IgG io posso sapere se ho avuto una recente infezione oppure una infezione che è già, diciamo, nel mio passato. Naturalmente, ecco, la quantità di anticorpi è importante, perché naturalmente noi abbiamo colleghi che si sono ammalati e in cui, andando a testare la quantità di anticorpi, era zero. Questo per dimostrare, diciamo, che non sempre si ha un'adeguata risposta anticorpale, e teoricamente quelle persone sono a rischio di reinfezione. Ok, quindi è veramente cautela anche per coloro i quali, diciamo, l'hanno avuto. Naturalmente chi l'ha avuto difficilmente può riaverlo, molto difficilmente, oppure se lo avrà, modestamente lo potrebbe avere in una forma, diciamo, meno importante, come chi si vaccinerà. Chi si vaccinerà potrà avere delle forme, diciamo, o non averlo, naturalmente si auspica, oppure di avere delle forme veramente fruste, cioè veramente banali. Ecco, ma questa mattina, parlando per esempio del vaccino, io vorrei sapere qual è il suo punto di vista. E poi questa mattina abbiamo visto che purtroppo ci sono già stati alcuni problemini in Inghilterra con delle reazioni allergiche, quindi hanno subito detto stop, chi ha, insomma, soffre di allergie non deve farlo. Prima di tutto, tutti i vaccini possono dare delle reazioni, perché naturalmente se quando io faccio il vaccino, questo dischetto che io porto qui è fondamentalmente io mi sono vaccinato, la vaccinazione anti-influenzale di quest'anno. Tutti i vaccini possono dare delle reazioni, naturalmente devono essere rare, non possono essere frequenti, devono essere accettabili, devono essere delle reazioni controllate. Ma questo non esime e non può diciamo ridurre l'attenzione per quello che è una campagna vaccinale, che è una campagna salvavita per l'individuo e per la società. Parliamoci chiaro, oggi noi dobbiamo in qualche maniera venirne fuori, e non abbiamo tanti strumenti per venirne fuori. Dopo che abbiamo isolato le persone, dopo che abbiamo contenuto, diciamo, le nostre attività, dopo che abbiamo detto alle persone di tenere la mascherina e così via, di fronte a un'eventuale terza ondata, con una situazione ormai di tenuta psicologica che sta sempre più decrementando da un punto di vista di quello che è la nostra popolazione, con i problemi economici che avremo, con i problemi sociali, con i problemi dell'educazione e della formazione dei nostri ragazzi che non sono andati a scuola. Ma scusate un attimo, una vaccinazione che in un paese che ha avuto 60.000 morti, voi capite bene, cioè, di che cosa stiamo parlando? Non esistono dubbi, anche se da qualche reazione avversa, diciamo, controllata in una piccola percentuale dei casi, sarà una grande vittoria.
E il fatto che il virus muta può avere delle conseguenze sull'effetto del vaccino? Beh, tutti i virus mutano, d'accordo? Soprattutto i virus di tipo influenzali, d'accordo? Può mutare, ma naturalmente gli anticorpi possono essere cross-reattivi, quindi in qualche maniera riconoscere anche il mutato. Il vaccino è stato costruito, è un mRNA, cioè è un messaggero che in qualche maniera, una volta dentro nel corpo, produce una proteina che sono le proteine, diciamo, delle spine, dei prolungamenti, chiamiamoli così, che sono intorno al virus. Questo evoca una risposta immunitaria contro gli spikes, queste spine, che sono un sistema di ancoraggio al recettore che queste spine riconoscono per infettare le cellule. Questo è il sistema, diciamo, su cui agisce come agisce il vaccino. Ora, gli spikes probabilmente sono abbastanza simili, diciamo, tra le diverse forme di virus, coronavirus di tipo SARS-CoV-2, anche quelli, diciamo, che possono essere mutati. Comunque, in ogni caso, io penso che ci possa essere una cross-reattività. Noi ci auguriamo, insomma, che quella possa diventare la nostra strada per uscire da questo incubo, assieme chiaramente ai buoni comportamenti che continuiamo a ripetere bisogna assolutamente mantenere. E, professore, sono veramente tante le notizie che lei ci sta dando e la ringraziamo, perché sappiamo che comunque abbiamo portato via del suo lavoro prezioso all'interno del reparto, però io ritengo che sentire la voce di un medico che lavora all'interno di un reparto Covid sia fondamentale per far comprendere alle persone quanto importante è mettere anche il nostro impegno, quello del cittadino, nei buoni comportamenti al fine di salvaguardare più persone possibili. Volevo farle un'ultima domanda sul plasma di cui tanto si parla. Il plasma è uno strumento, è un mezzo terapeutico come noi ne utilizziamo tanti altri, su cui naturalmente si è detto, si è discusso, ci sono, vede, sugli antivirali, faccio un esempio, il Remdesivir, si è detto che ci sono stati dei dati positivi, poi ci sono stati dei report assolutamente negativi. Per quanto riguarda dei farmaci che in qualche maniera avevano a che fare con il sistema delle interleuchine, d'accordo, tipo il tocilizumab, qualcuno all'inizio grandi speranze e poi l'abbiamo abbandonato. Per quanto riguarda il plasma, io penso che sia un'opzione. Devo dire, molti dei pazienti che sono stati trattati con plasma hanno avuto i sicuri vantaggi, e quindi tutte di fronte a un nemico così, diciamo, agguerrito, io penso che qualsiasi arma, naturalmente, che non faccia male a un paziente, debba essere utilizzata. Il plasma è uno di questi, anche se recentemente una famosa rivista, che è il New England Journal of Medicine, avrebbe in qualche maniera detto che, diciamo, questa pratica non è così efficace. Però anche il New England Journal of Medicine non è la Bibbia, non ha delle parole scolpite sulla pietra come i 10 comandamenti, e abbiamo bisogno di ulteriori verifiche per capire un attimo se, diciamo, esiste o non esiste un'efficacia. Comunque, sicuramente i casi pur aneddotici sono dei casi positivi. A Padova questa è un'attività particolarmente importante. C'è stata una campagna particolarmente importante, io penso che questa vada ancora sostenuta e guidata in maniera adeguata. La ricerca degli anticorpi neutralizzanti che è una condizio sine qua non per verificare la bontà di questo del plasma, credo che sia una cosa importante e faccia la differenza rispetto a quello che è successo in altri paesi. Questo è un atteggiamento scientificamente corretto, che ha presupposti scientifici molto importanti.
vedremo i risultati di quello che facciamo a Padova rispetto a quelli che sono stati i risultati che sono stati riportati nel New England, e vediamo un attimo alla fine se ha ragione Padova o se ha ragione New England. Professore, noi la lasciamo perché sappiamo che insomma ci ha concesso del tempo che abbiamo anche un po' sforato, quindi la ringrazio per essere stato con noi. Vorremmo che lei portasse anche il saluto di tutti i nostri telespettatori, al suo staff, all'equipe. Sappiamo che c'è anche una task force che è stata allestita in questo periodo, proprio perché permette un confronto tra voi medici. Sì, la ringrazio moltissimo di questa opportunità, però vorrei dare un messaggio e anche un consiglio. Se vinciamo tutti quanti insieme, quindi oggi come oggi no alle contrapposizioni, dobbiamo lavorare tutti nello stesso senso, avere contrapposizioni, facili critiche, sia diciamo in ascesa che in discesa, sto parlando naturalmente in ascesa e discesa dal punto di vista degli organismi politici e così via, diciamo non devono esserci. Lavoriamo tutti quanti, abbiamo la fortuna di essere in un grande paese con delle grandi persone, con dei grandi professionisti, con una grande organizzazione, ne dobbiamo venire fuori, possiamo venirne fuori, però tutti quanti nella stessa direzione, nessuno deve divergere da una direzione che è unica, quella di salvare vite. Professore, lei ha detto delle parole con un messaggio chiarissimo, quindi io non commento, mi fermo qui perché insomma io mi auguro che le sue parole vengano ascoltate. Io la ringrazio tantissimo, le auguriamo buon lavoro e sicuramente torneremo a disturbarla ancora. Grazie a lei, grazie a tutti i telespettatori. Allora, grazie. Ringraziamo il professor Roberto Vettor, direttore del Dipartimento di Medicina, azienda ospedaliera Università di Padova. Ha dato dei messaggi, delle informazioni importantissime. Abbiamo parlato di Covid-19 e rimanete con noi perché adesso